cari amici della cosa, abbiamo visto quello che è stato il primo consiglio regionale. Le belle parole sono dimostrate purtroppo vane, nel senso che Zingaretti ha fatto un bel discorso, ma poi nelle votazioni per l'ufficio di presidenza sono state votate su 6 posizioni 5 uomini e una sola donna. Questo è già una violazione dello statuto regionale, che dovrebbe dare garanzia di equilibrio alla rappresentanza femminile. Quindi già su questo pensiamo di far ricorso, perché è una violazione esplicita di quello che dovrebbe essere la rappresentatività. Un'altra cosa, il Movimento 5 Stelle non è nell'ufficio di presidenza. Poteva essere il modo per entrare in questo organismo di controllo, di verifica. Potevamo essere rappresentati da questo consiglio, perché forse quello che è chiaro è che una persona del Movimento 5 Stelle negli organismi di controllo dà fastidio, e questa blindatura è la prova che la vecchia politica fa ancora parte di questo consiglio regionale. Quindi qui non serve più l'apriscatole, ma serve una fiamma ossidrica. Perché quello che ci aspettavamo, una politica rinnovata, nuova, le parole di questo Presidente del Consiglio Zingaretti sono dimostrate, forse una prova dei fatti, solo parole. Adesso noi andremo avanti, non ci fermeremo, dimostreremo che forse il 20% dei cittadini del Lazio, cioè 660.000 persone, non devono essere tagliate fuori dalle istituzioni, ma devono essere rappresentate anche nell'ufficio di presidenza, nella stanza dei bottoni. Questo però adesso non è così, faremo il possibile per rappresentarli in ogni modo. Salve a tutti, salve la cosa. Oggi il presidente ne ha eletto l'ufficio della presidenza. Il presidente del consiglio ha detto che l'ufficio della presidenza sarà aperto, ma questa non è una concessione. L'ufficio di presidenza è aperto a tutti i cittadini, noi saremo presenti, arriveremo con le nostre torce e metteremo tutto online, racconteremo cosa succede lì dentro. Non possiamo votare, non possiamo parlare, ma voi saprete sempre cosa succede lì dentro, perché noi ci pianteremo uno alla volta, saremo sempre presenti nei loro incontri, e tutti i finanziamenti, tutti i bandi verranno comunque discussi da noi online. Poi avete sentito il discorso di Zingaretti, parlano di rinnovamento. Degli eletti sono tutti vecchi, datati, il più giovane ha 40 anni, è soltanto una persona a 40 anni, ha parlato di pari opportunità e c'è una sola donna. Come al solito sono soltanto belle parole vuote, non seguono i fatti alle parole. Comunque non ci faremo intimorire, questo è sicuro, quindi sì. Procederemo con la stessa determinazione che avevamo prima, anzi con più determinazione, e faremo valere i diritti dei cittadini che oggi sono stati lasciati fuori. Sì, io l'ultima cosa che aggiungo è che ha parlato di meritocrazia, di fare scelte appunto diverse rispetto al passato all'interno della regione, ci coinvolgesse insomma in tutti i processi decisionali che riguardano appunto la scelta dei dirigenti, la riorganizzazione del consiglio regionale, ci facesse parte appunto di tutti questi processi di cui ha parlato, specialmente per quanto riguarda appunto la meritocrazia. I giornalisti ci hanno chiesto quali potranno essere i nostri primi atti, le nostre prime proposte. Noi naturalmente la prima proposta che facciamo è quello che abbiamo intenzione di mettere in pratica noi per primi, ovvero la riduzione dei nostri privilegi economici, e chiederemo a loro di fare altrettanto e vedremo se la collaborazione, il desiderio di collaborazione è solo loro nei nostri confronti o piuttosto non sono loro che non vogliono collaborare con noi. La vedremo e vi faremo comunque sapere tutto. E l'ultima battuta proprio sulla giunta che oggi Zingaretti ha presentato qui in Consiglio regionale, aveva esordito anche qui con rinnovamento, con competenze, queste le valuteremo tutte, ma rinnovamento anche qui non c'è stato, perché alla giunta ci sono tutte persone d'apparato, tutte persone che hanno già fatto politica con lui, che sono già stati assessori nelle precedenti giunte provinciali dove Zingaretti era presidente. Quindi anche qui sbandieriamo l'innovazione, in realtà abbiamo sempre le stesse cose. E volete rispondere qualcosa? Perché prima abbiamo intervistato due esponenti del Partito Democratico e loro hanno detto la maggioranza ha fatto solo quello che aveva preventivato. Noi abbiamo semplicemente fatto quello che avevamo detto da molte settimane, abbiamo votato i consiglieri regionali della maggioranza, non abbiamo fatto nessun accordo, non abbiamo diviso voti con nessuno, abbiamo rinnovato la disponibilità ad aprire la presidenza a tutte le forze che sono rimaste fuori, tra l'altro auspichiamo che le commissioni di controllo possano essere in qualche modo appannaggio di chi oggi in opposizione a questa maggioranza è rimasto fuori dall'ufficio di presidenza, quindi quello che è accaduto non è stato determinato dalla maggioranza, la maggioranza ha fatto esattamente quello che si era detto in precedenza, sapevano tutti che avremmo votato Viadori presidente, sapevano tutti che avrebbero votato per il sottoscritto vicepresidente per la
dottoressa Petrangolini. Niente di più, chiaro, niente di meno. Perfetto, hanno usato il loro potere per prendersi tutto. Ma chiarissimo. Sì, rispetto. Un senso, una sensazione si era già avuta quando il neo eletto presidente dell'ufficio di presidenza nel suo discorso ha usato una frase, ha detto: noi comunque lasceremo essere presenti, lasceremo entrare anche le forze di minoranza che non verranno elette. Quindi da lì si capiva che c'era già un accordo. C'è da dire questo, è vero, i numeri ci lasciavano fuori, però è mancata proprio la volontà politica di portare il Movimento 5 Stelle all'interno dell'ufficio di presidenza, perché la maggioranza del PD era un segnale molto chiaro che dobbiamo cogliere in tutta la sua chiarezza. Sì. Non disturbate il manovratore. Va bene ragazzi, è guerra. Grazie. Buon lavoro. Siamo in guerra. Ciao a voi, grazie. Ciao. Grazie. Ciao. 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 Ciao.